Buongiorno, dalla Capanna alla Felice sul Monte Cerreto. Ieri sera abbiamo fatto la prima tappa. Siamo partiti dal Valico, erano verso le 9 di sera. Siamo arrivati qua all'1 e qualcosa. Abbiamo cenato e abbiamo fatto pernottamento qui in capanna, percorrendo il sentiero 300. Ora ci incammineremo. Obiettivo della giornata di raggiungere Monte Faito, sicuramente nel primo pomeriggio. È tempo di preparare il bivacco e le tende. Stanotte si vedono. Aspetta, dormiremo qui, anzi, no, questo è Catello, canino, Catello molare, ecco qua, dove c'è il mio dito. Quindi vi riaggiornerò man mano durante la giornata, ok? Godetevi un altro po' di questo bellissimo panorama e buon sabato di Pasqua. Aisha, écoute-moi. Allora, abbiamo superato il Megano. Ora ci stiamo dirigendo verso la sorgente del Brecciario. Così facciamo una scorta d'acqua. Infatti non abbiamo fatto un carico troppo di acqua. È inutile, tanto fortunatamente ci sono posti d'acqua. Facciamo una scorta d'acqua, puliamo le pentole di ieri sera e poi ci facciamo l'ultimo tratto per il Faito. Come vedete è un sentiero che lo può fare chiunque. Basta farlo con calma, portare le cose giuste. La bottiglia di vinaggio buttata purtroppo. È l'unica escursione che mi ha già buttato la bottiglia di vino. Però vediamo, mo che arriviamo a Santa Maria Cassata domani, se c'è qualcuno aperto, qualche negozio, vediamo di recuperare una bottiglia di vino. Almeno a Pasqua festeggiamo un po'. Tanto a Sanama ci sta, a Pessire ci sta. A posto. Giovanni sta lì. Eccolo là. E proseguiamo. Aisha, écoute-moi. Aisha, écoute-moi. Aisha, écoute-moi. Aisha, écoute-moi. Escúchame, ya conocemos el mal del bien que tan solo tenemos y hacemos dos caminos para crecer. Que existe lo malo, lo bueno, los que no tienen fe. O quizá mintieron, dijeron lo que quisieron creer. O quizás, como no, soy yo el que sin ti no miro y sin razón encuentro el camino de los que recibieron el timo y perdieron el corazón. Pues a quien lo tiene entre sus preciados bienes y solo choca con el dolor. Por eso escribo motivos para creer, consigo vivo y me privo y digo, sigo sin poder detener. Así que perdóname. Si me queda ambición, ahora escúchame. Que ya no encuentro dolor por los que hablaron de mí. No hablaron, quisieron verme caer y callaron. Pues yo tampoco en mi camino hice sufrir palestinos. Confío en cruel destino como Sarón. Que en mi vida cometí más de un error que otro. Sin conocerme también me juzgó. Pero cómo no caer, cómo no perder, cómo no intentarlo otra vez. La catena del Faito. Ci mancano altri 4-5 km. Un paio d'ore e riusciremo a raggiungere il molare dove stanotte pernottiamo. E il peso dello zaino si fa sentire. Ecco qua il Vesuvio con la nube di Fantozzi sopra, le antenne del Faito, la chiesa di San Michele, ed ecco qua la bellissima parete nord del molare. Il canino non si vede,
sta qui dietro, dopo lo vediamo. E ora facciamo questo tratto, un altro po' siamo arrivati. Potete ammirare le pareti a strapiombo del molare, quello è molare, lì dietro là è canino, che pareti, quella parte sotto del sentiero e dobbiamo raggiungere lì, questa è una bella salita. Ormai siamo da stamattina, siamo partiti verso le 9:30, 10. Il tempo ci sta aiutando, fortunatamente. E i zaini sono un po' pesantucci. Comunque, manca 1,5 km, siamo arrivati, dai. Però è valsa la pena, eh. Ma che andiamo su, aspettiamo che fa buio, purtroppo il tramonto non lo riusciamo a vedere. Ma godremo di un panorama eccezionale. A dopo. Che bella sorpresa, una sorgente naturale, ecco qua, esce direttamente dalla roccia. Ne approfittiamo, facciamo un po' di rifornimento. Eccoci qua! Finalmente sono arrivato in vetta. Stiamo su molare. Lì giù è Capri. Il sole sta nascosto un po' dietro le nuvole. L'isola dei Galli. Un panorama un attimo a 360 gradi. Dietro di me, canino, si intravede anche il cerreto che abbiamo lasciato stamattina. Mamma mia, 9 ore e 20, quasi 24 km con uno zaino da 25 kg. Comunque, mo prepariamo la tenda, il Golfo di Napoli, il Vesuvio. La piana dell'Agro, la conoscenza sarnese. Ora prepariamo la cena, un fuoco, bivacco e tenda. A dopo. Allora, quella è la Valle dell'Agro, in fondo i Monti di Sarno. Il cerreto è quello lì, stamattina l'abbiamo lasciato. Qui dietro abbiamo Agerola. Il famoso canino, uno delle tre punte del Faito, Monte San Catello con la sua frana, l'inizio del sentiero degli dei, eccoli lì giù, Positano e la costiera Amalfitana e Sorrentina. Infatti lì di fronte è Monte Comune, domani scavalcheremo quell'altra montagna lì, scendiamo fino a lì giù a Santa Maria del Castello e poi Monte Comune, e in fondo inconfondibile Capri con
i suoi faraglioni. Aspettiamo che si accendano le luci, il sole che sta nascosto dietro le nuvole, e una vista a 360 gradi. Ecco qua, il Golfo di Napoli con il Vesuvio. Stiamo a 1444, la vetta più alta dei Monti Lattari. Ecco qui, Golfo di Napoli, Castellammare e la Valle dell'Agro. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Ignorance and smile, be yourself, no matter what they say.